San Francesco di Nocera Inferiore finisce 0-0, l'attesissimo derby tra Nocera e Cavese. Siamo nel posto gara con Mister di Napoli. Partiamo da Orlando Savarese, la città, e poi con i colleghi di casa. Buonasera mister. Buonasera. È finita 0-0, una partita soffertissima per la Cavese, soprattutto nel primo tempo. C'è stato anche l'episodio di un gol non concesso alla Nocerina. Nella ripresa abbiamo assestato meglio le marcature, concedendo conclusioni difficili ai Molossi, che però hanno fatto loro anche una buona partita. Le chiedo se il risultato e la prestazione la soddisfano e se pensa che la gara sia stata condizionata dal vento. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. La partita è stata un'ottima partita, è una partita che noi ci aspettavamo di sofferenza, perché di fronte avevamo la seconda classificata, anche se stava a 11 punti da noi, è una squadra che comunque è nata per essere, per vincere il campionato, quindi sapevamo l'impatto, dove era un impatto importante. I complimenti vanno ai miei ragazzi, perché attraverso le sofferenze si fanno risultati e si ottengono risultati. Oggi ho trovato una squadra che ha saputo soffrire, abbiamo saputo arginare anche i loro attaccanti, che sono molto bravi, e il risultato, secondo me, io al di là della zona mia, della panchina, non so se era gol o non gol, però se ci formalizziamo soltanto sull'aspetto del gol, è riduttivo. Loro hanno fatto una buona gara, una gara che dovevano fare. Io sono contento della prestazione dei miei ragazzi, è un risultato importante per noi, una partita in meno, e ci avviciniamo alla meta che noi ci siamo prefissati. Sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato veramente grande attaccamento alla città di Cava. Il vento ci ha condizionato il primo tempo? Il vento ha condizionato tutte e due squadre, non soltanto a noi, anche perché poi il secondo tempo ci avevamo noi a favore. È normale che non si è giocato, noi non abbiamo giocato, anche se abbiamo espresso in alcuni frangenti una buona trama di gioco, soltanto che oggi era la partita sporca, sapevamo l'obiettivo nostro era quello là di uscire indenni da questa trasferta, ci siamo riusciti. Magari c'è sempre il rammarico che magari potevi vincere la partita, ma dovevamo fare di più, però siamo soddisfatti del punto. L'ultima per me, mancano 8 giornate alla fine, sulla seconda abbiamo 10 punti di vantaggio, che il Cassino, che mi pare abbia vinto a Uri, sono tanti. Io so che stasera rientriamo in sede, martedì prepariamo la partita dell'Ovardea, noi dobbiamo guardare partita per partita. È normale che la gestione di 10 punti è una gestione importante, abbiamo una squadra forte e il nostro primo obiettivo è domenica l'Ardea. Grazie mister. Proseguiamo con colleghi di casa. Nessuno? Ok, grazie. Grazie a voi, buona serata. Io so solo che oggi è la partita che volevamo fare, l'abbiamo fatta, è una partita molto forte, molto sporca, perché sapevamo che di fronte avevamo una buona Nocerina, con un pubblico e non avendo i nostri tifosi a supporto, che sono i 12esimo uomini in campo. Noi abbiamo fatto una partita che avevamo preparato, e certo che potevamo fare di più nel momento in cui abbiamo cercato di giocare anche la palla, abbiamo fatto anche delle buone trame di gioco, soltanto che loro erano venuti forti addosso, per loro era una partita sia di prestigio, cercavano di accorciare su di noi, ma sono soddisfatto del punto. È la prima gara nella quale non porta a casa l'intera posta in palio, ma probabilmente è la gara dalla quale esce con la bocca più dolce, se mi consente il passaggio, perché di fatto ha mantenuto gli 11 punti di vantaggio sulla Nocerina. È vero, si è ridotto il gap a 10 dalla seconda, ma immagino voi guardavate solo in casa Nocerina. Ma io da quando sono arrivato ho fatto 3 vittorie e oggi un pareggio. Lei ha detto bene, perché questa partita mi dà la consapevolezza e la convinzione che ho veramente un gruppo di ragazzi molto forti, sia sotto l'aspetto fisico, mentale, e di grande consapevolezza, perché i miei giocatori, voglio che loro si devono sentire forti. Oggi hanno dimostrato che volevano questo risultato positivo, l'hanno ottenuto. Atteggiamento ineccepibile in campo, come diceva lei, per determinazione, però il piano tattico della Cavese forse è stato rovinato dal vento, perché immaginavamo che fosse un po' ripartenze puntando su Konaté, puntando magari sull'esperienza di Foggia, invece a volte i lanci che arrivavano dalla difesa venivano rimpallati dal vento, e quindi di fatto non siete mai riusciti a sporcare i guantoni del portiere. Era la partita sporca, era una partita che noi avevamo preparato, era una partita che a parte in corso dopo 7-8 minuti, 10 minuti del secondo tempo abbiamo messo un giocatore offensivo come poi abbiamo cambiato i 2 attaccanti, pensavamo di poter giocare di più la palla, però non ci siamo riusciti, anche se forse in un paio d'azioni non abbiamo concluso come potevamo, però c'è anche la squadra avversaria in campo che ha fatto una partita tosta.
Felleca fuori dai 20, i colleghi di Cava ci hanno detto che è una scelta tecnica, almeno che non aveva problemi di natura fisica. Ho visto Guye con la borsa del ghiaccio sul ginocchio, può darsi che è una svista alla tribuna, ci mancherebbe. Come mai un calciatore con tanto estro e che magari poteva fare la differenza a partita in corso ha preferito lasciarlo in tribuna o nel settore ospiti? Guardo la settimana, Francesco sta lavorando bene, voglio di più da Francesco perché è un giocatore che può fare la differenza. Questa settimana qua mi ha convinto molto per come era la partita da Faella e noi abbiamo anche tanti altri giocatori fuori come Simone Dessi. La partita secondo me richiedeva una partita di sostanza e ho preferito fare una scelta del genere.